Benvenuto ad Alberto Di Maio, buongiorno. Buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti. Allora, cade proprio come il cacio sui maccheroni questo libro, l'ultima tua fatica, edita da Editori Riuniti. Il titolo del libro è Casaleggio, il grillo parlante. Ecco, è di estrema attualità. Oggi Grillo sta su tutte le prime pagine, si parla veramente di questo fenomeno mediatico, che non è più solo mediatico perché è l'unico che tocca le persone, che riempie le piazze, che insomma sta facendo una campagna elettorale travolgente. Si parla di un più 0,5 al giorno. Esatto, è l'unico leader, Beppe Grillo, che ha deciso fin dall'inizio di andare tutti i giorni di queste ultime settimane di campagna elettorale in piazza, non ha mai organizzato alcuna iniziativa in spazi chiusi, ha scelto sempre da nord a sud il contatto con le persone, e in effetti fa impressione il seguito che c'è in questo momento intorno al Movimento 5 Stelle. Ora, ieri per la tappa milanese Piazza Duomo era veramente gremita, ma probabilmente sarà così anche con l'ultima sfida del comico, che sarà quella di riempire Piazza San Giovanni a Roma il prossimo 22, quindi tra pochi giorni. Ecco, Grillo sta un po' dettando anche l'agenda a tutti quanti. Quasi Berlusconi e Bersani sono in ombra in questi giorni, in quest'ultima settimana specialmente. Ma è così, e poi è anche significativo che i leader politici parlino soprattutto di Grillo in questi giorni, sia Berlusconi sia Bersani, ovviamente Ingroia, che insomma ha una piccola parte di elettorato in comune con quella del Movimento 5 Stelle, parlano tutti di Grillo e ovviamente criticano tutti Grillo per tentare di evitare che una parte di elettorato votino il comico genovese, anche se è un tentativo disperato perché ormai, anzi, il Movimento 5 Stelle veramente aumenta i consensi. Ora è evidente, vedendo le piazze in queste iniziative elettorali del Movimento, ma anche i partiti lo sanno bene, perché se non si possono più diffondere sondaggi, però i partiti al loro interno continuano a farli, e come dire, le indiscrezioni vorrebbero una crescita notevole del Movimento 5 Stelle proprio in questi ultimi giorni, come se tanti elettori indecisi avessero deciso di votare per Beppe Grillo, dando ovviamente uno schiaffo ai partiti tradizionali. Certo. Perché se è vero che Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle hanno un programma che è sul blog, e hanno candidati riconoscibili con tutti i loro curricula sul web, eccetera, è anche vero che il primo motivo per cui si decide di votare Movimento 5 Stelle resta sempre per dare uno schiaffo ai vecchi politici. Certo. E per mandarli a casa, come dice Beppe Grillo. Ecco, questa ultima settimana c'è uno stop and go nei rapporti tra Monti e Bersani. E un giorno sembrano negare qualsiasi ipotesi per il dopo elezioni, di accordo ovviamente. Oggi Monti fa i complimenti a Bersani dicendo che ha tutte le carte per governare bene. E Berlusconi nel frattempo
continua la sua attività verso tutta centrata sulle tasse, sul fisco. Io li vedo molto all'angolo tutti quanti, devo dire, mi sembrano anche sorpresi di questa crescita esponenziale del consenso popolare a Grillo, che lo ripeto, è un consenso dettato più che dal convincimento degli argomenti, che spesso sono addirittura incomprensibili, ma i cittadini vedono in lui l'unico modo per dare un colpo durissimo a una classe politica che non ha espresso neanche in questa campagna elettorale proposte e progetti plausibili. In effetti sono d'accordo perché Bersani, Berlusconi, lo stesso Monti sono all'angolo ormai da tempo. Ovviamente i politici tradizionali hanno le responsabilità maggiori. Monti è ovviamente arrivato da 13 mesi, non si può fare come fa Berlusconi che gli dà le responsabilità del disastro italiano. Ora sarebbe veramente eccezionale se il professore fosse riuscito in 13 mesi a portare l'Italia sul baratro. Il professore semmai ha cercato Certo. insomma di salvarla, ma detto questo, in effetti i politici sono all'angolo da tempo, sono anni che non sono stati in grado di riformare i partiti, non sono stati in grado nemmeno di rispettare la volontà degli italiani, visto che abbiamo votato nel 93 un referendum che aboliva il finanziamento pubblico ai partiti, invece i partiti hanno fatto subito dopo, mesi dopo, una legge per darsi i rimborsi elettorali, quindi non sono stati in grado di rispettare la volontà degli elettori, non sono stati in grado soltanto per dire nell'ultima legislatura di cambiare la legge elettorale e quindi di poter far scegliere i deputati e i senatori agli elettori, non sono stati in grado di fare norme sulla giustizia che facilitassero magari anche, diciamo, i processi civili, oltre a quelli penali, perché parliamo sempre dei processi penali che poi appunto sono quelli dell'ex premier, eccetera, ma insomma la giustizia civile anche al collasso, eccetera. Non sono stati in grado di dare contributi, incentivi alle famiglie, pur continuando con questa insopportabile retorica del paese, della famiglia, Sì, delle sì, giovani sì. coppie, degli anziani in difficoltà. Insomma, non sono stati in grado a far nulla, sono stati incompetenti, si sono mangiati un sacco di soldi, ci sono stati un sacco di inchieste, addirittura in Lombardia con i soldi dei cittadini si compravano i barattoli di Nutella o le creme per il viso. Di fronte a questa situazione io direi che si sono messi in effetti fuori gioco da soli. Io nel mio libro che gentilmente hai citato e che esce in effetti oggi in libreria, Casaleggio, Il Grillo Parlante, ed è un libro sulla figura di Gianroberto Casaleggio, che è l'alter ego di Beppe Grillo, il cofondatore del Movimento 5 Stelle, ma che è un libro anche sulla democrazia. Sulla democrazia all'interno del movimento, quindi sulle profonde ombre che ci sono comunque nel Movimento 5 Stelle. In uno dei colloqui che ho fatto con Franco Ferrarotti, Franco Ferrarotti dice la rappresentanza in Italia è diventata rappresentazione, quindi non stupiamoci che c'è il trionfo dei comici al potere. Ecco, i politici hanno fatto diventare la rappresentanza rappresentazione e hanno aperto la strada a Beppe Grillo. Adesso non si lamentassero. Ecco, una domanda un po' fuori campagna elettorale, ma non tanto. La vendita della Sette, tu sei un uomo di comunicazione, un giornalista. Ecco, la redazione subito parla di libertà a rischio, la redazione della Sette, e appunto si paventa questa vendita come un ennesimo attentato alla libertà. Ripeto, e ricordo ai nostri ascoltatori che il consiglio d'amministrazione
ha deciso di appunto avviare una trattativa con Urbano Cairo, editore e presidente del Torino, che per il suo passato di dirigente di Publitalia è visto come il cavallo di Troia di Berlusconi per conquistare e presidiare anche la Sette. Ecco, in una società, società appunto che si dichiara aperta al mercato, come giudichi questo atteggiamento? Secondo te, per non avere questi commenti e non avere queste preoccupazioni, chi doveva acquistare la Sette per far star tranquilli tutti questi preoccupati? Ma io credo che la questione che poni è molto rilevante e peraltro è soltanto una delle spie di un paese ormai in un vero e proprio pantano, perché in effetti in Italia è molto difficile intraprendere qualsiasi iniziativa. Io capisco che vedendo questa possibilità offerta da Cairo, come dire, subito la mente va alla possibilità di creare un nuovo Berlusconi, ma intanto se la famosa legge sul conflitto di interessi non è mai stata fatta, o la politica, sia il centro-sinistra l'ha promessa tante volte, ma quando ha avuto la possibilità di fare una legge migliore sul conflitto di interessi non l'ha fatta, il centrodestra men che meno, adesso non ci si può lamentare, nel senso che è giusto che si tengano, è giusto vigilare, ma detto questo, se la politica non è in grado di rispondere, non si può certo bloccare ogni cosa in virtù, peraltro spesso semplicemente di timori infondati. Insomma, la mia impressione è che veramente in Italia, ora parliamo di televisione, parliamo di La Sette, ma in Italia, in tanti altri campi, veramente riuscire a fare qualcosa, riuscire soprattutto nell'impresa è una roba difficilissima, cioè gli ostacoli oramai sono di tanti tipi, ma io credo, non so, ti sarà capitato anche di seguire appalti, contratti, anche come dire nel tuo condominio e vedrai e magari avrai provato anche sulla tua pelle che c'è una difficoltà estrema a che le cose vadano in porto, perché le leggi in Italia sono troppe, spesso in contraddizione tra loro, ci sono i ricorsi, spesso la politica non decide e decidono i giudici. Ecco, un paese più libero e più anche in cui le cose siano più semplici sarebbe necessario anche per incentivare lo sviluppo, la crescita, il lavoro. Noi purtroppo siamo invece adesso a preoccuparci dello spauracchio Cairo e purtroppo, come dire, è un brutto segno per il paese. Grazie, grazie Alberto. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori la tua ultima fatica editoriale, Casaleggio, il grillo parlante, edito dagli editori riuniti. Grazie, a presto. Grazie Francesco, a presto. Ciao Alberto.